Oggi vediamo l'alimentazione e se essa può essere di supporto alle persone con immunodeficienze e in particolare coloro che hanno contratto il virus dell'HIV. Bentornati sul canale, io sono sempre Pasquale, sono il vostro Nutrition and Lifestyle Coach. Spero vivamente che abbiate passato delle stupende e serene ferie natalizie e che ora stiate recuperando dalle enormi mangiate che vi siete fatti. Spero che almeno abbiate seguito qualcuno dei miei consigli prenatalizi. Oggi, come vedete dal titolo del video, parliamo di un argomento abbastanza caldo e serio, ma come sempre cerchiamo di prenderlo anche con leggerezza. Con lo stress e la tristezza le cose tendono solo a peggiorare. Per cui vediamo se la nutrizione e una corretta alimentazione possono essere di aiuto e supporto alle persone sieropositive, quelle che hanno contratto il virus dell'HIV. Un disclaimer qui è necessario, io non sono né un medico generico e neanche un immunologo, ma vi parlo per esperienza diretta, per cui le cose che vi voglio dire, da dirvene ne ho abbastanza. Detto questo, è importantissimo che questo video per voi sia solo una guida nel caso siete persone sieropositive o un video di cultura generale nel caso siete qui per capire bene l'argomento. Bene, cominciamo! Per chi non lo sapesse, cosa è questo HIV e quando viene definito AIDS? Vi lascio anche in descrizione due siti molto importanti. Uno è AIDS Map, il sito è in lingua inglese, ma ci sono numerosissime traduzioni anche in lingua italiana già presenti sul sito. Questo è il più grande database che io conosca al momento. L'altro invece è il sito della Liga, la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS. Bene, l'HIV è un retrovirus che attacca il sistema immunitario creando una situazione cronica. Se non viene seguita una terapia, l'esito è di solito fatale nell'arco di circa 10 anni dalla contrazione. Se invece si segue una terapia antiretrovirale, le aspettative di vita sono prevalentemente nella media della popolazione sana, anche se logicamente si è soggetti più a rischio per determinate patologie. L'acronimo HIV sta per l'inglese Human Immunodeficiency Virus, virus dell'immunodeficienza umana. Ne esistono di due tipi, l'HIV1, presente prevalentemente in Europa, Americhe e Africa centrale, e questo è il ceppo più virulento. Poi c'è l'HIV2, che dà seguito a una sindrome più moderata rispetto all'altra ed è presente prevalentemente in Africa occidentale e in Asia. Dal punto di vista del virus, esso agisce in maniera veramente impeccabile nell'attaccare i nostri globuli bianchi. Questo è uno dei motivi per il quale è veramente difficile trovare una cura. L'HIV si comporta come un predatore di linfociti e si appropria della loro identità. Ora vi spiego brevemente come il virus agisce e come le terapie attuali funzionano per tenere il virus sotto controllo. Poi passiamo ai consigli alimentari. Credo che questa spiegazione sia necessaria per capire bene cosa fare in termini alimentari e di stili di vita sani per poter aiutare il nostro sistema immunitario. Il virus attacca un particolare tipo di cellula del sistema immunitario che viene definito CD4+. Questi linfociti vengono così chiamati perché sulla loro membrana esterna è presente la proteina CD4, che è quella alla quale il virus dell'HIV si lega. I CD4+ sono i registri del nostro sistema immunitario. La loro concentrazione è molto variabile in base a sesso e ad età. Li chiamo registri del sistema immunitario perché la loro funzione è quella di entrare in contatto con i patogeni e praticamente prendere un calco del loro materiale genetico e poi trasferire queste informazioni ai centri del sistema immunitario, che sono poi preposti alla creazione dei globuli bianchi, che sono specifici per il patogeno che è stato individuato. Per cui senza questi particolari linfociti il nostro corpo non sa di avere malattie oppure infezioni. Questa è la gravità della malattia. Non ci dà nessun problema diretto, ma mette il nostro sistema immunitario nella condizione di non sapere di essere malato. Infatti si moriva quando il numero dei CD4 scendeva a zero e per cui le malattie, come la polmonite ad esempio, uccidevano, ma senza essere state rilevate dai nostri globuli bianchi. Ormai la definizione di AIDS si utilizza solo quando il numero dei CD4 è sceso a zero, per cui ci si trova in una situazione di immunodeficienza totale. Grazie ai farmaci moderni, però, la situazione è sempre reversibile e si può tranquillamente tornare a una soglia di livelli di CD4 al di sopra delle 350 copie per millilitro di sangue, che è un po' la soglia di guardia del nostro sistema immunitario. Fortunatamente al giorno d'oggi questo è molto raro che succeda se si seguono le terapie antiretrovirali. Coppie sieropositive possono avere tranquillamente figli concepiti in maniera naturale se si attengono alle terapie. Naturalmente qui ho generalizzato e semplificato tantissime cose, ma volevo dare un'idea generale della cosa. Ora passiamo invece al mio ambito, la nutrizione. Come possiamo aiutare il nostro sistema immunitario ad essere forte in modo da coadiuvare il ruolo delle terapie antiretrovirali? Cerchiamo di dividere le cose per punti. I primi dei punti sono più relativi a dei cambiamenti da fare nel nostro stile di vita, quelli successivi invece sono propri dell'alimentazione.
Voglio precisare che non si tratta di consigli su cosa mangiare, ma come alimentarsi per evitare di danneggiare o sovraccaricare il nostro organismo o i nostri organi. Il primo consiglio che voglio darvi è quello di fare attività fisica. Infatti, HIV e medicinali possono inficiare parecchio lo stato fisico e psicologico. Alcuni medicinali possono ridurre l'appetito o causare una sensazione di stanchezza perenne, tipo il Triumeq e il Dejost, hanno sempre questi effetti collaterali. Questo causerà incremento di massa grassa e diminuzione della massa magra muscolare. Come potete ben immaginare, questo non è affatto una soluzione ottimale per il vostro organismo, che ovviamente tenderà a indebolirsi e a mettersi a rischio di malattie cardiovascolari o muscoloscheletriche. Il secondo consiglio che vi voglio dare è quello di limitare al minimo alcol e fumo. Il fumo in particolare è correlato alla possibilità di essere un fattore di rischio per l'arteriosclerosi. Inoltre, ingredienti presenti nelle sigarette come la nicotina, il catrame e il monossido di carbonio sono altamente irritanti per il nostro sistema respiratorio. Oltre ad essere un rischio nello sviluppo dei tumori, come capite bene, il sistema respiratorio è anche il nostro primo contatto che il nostro sistema immunitario ha con i patogeni esterni. Questo ovviamente aumenta il rischio di infezioni opportunistiche. Il terzo consiglio è di rispettare gli avvisi sulle interazioni dei farmaci con l'alimentazione. Infatti, molti farmaci hanno alcuni accorgimenti molto importanti da seguire. Ad esempio, il principio attivo dolutegravir ha interazioni importanti con gli antiacidi, con i multivitaminici, specialmente con lo zinco ed il ferro. Questo significa che eventuali fonti eccessive di ferro o zinco devono essere prese a ore di distanza dall'assunzione di farmaci antiretrovirali. Un altro esempio è l'assorbimento di alcuni principi attivi. Ad esempio, il principio attivo duranavir deve essere assunto a stomaco pieno per poter massimizzare gli effetti del medicinale che lo contiene. Il quarto consiglio che vi voglio dare è quello di tenere un fegato sano. Con questo mi voglio ricollegare al punto 2, dove dicevo di limitare il consumo di alcolici, ad esempio. Un abuso di alcolici può sovraccaricare il nostro sistema epatico, causando la stetosi del fegato. In pratica, l'accumulo di grasso attorno al fegato con ovvie possibilità di causarne il sovraccarico lavorativo. Inoltre, cibi eccessivamente poco salutari come il fast food, le fritture o le diete povere di verdure e di fibre alimentari incrementerebbero tutti questi fattori negativi. Il quinto consiglio è di mantenere i livelli di colesterolo a valori ottimali. Il colesterolo HDL, quello definito buono, dovrebbe essere tenuto a livelli ottimali tramite l'utilizzo in cucina di legumi, di prodotti da forno fatti con farine integrali, possibilmente macinate a pietra, o utilizzo di oli prevalentemente ricchi di grassi insaturi, ad esempio olio extravergine di oliva o di mais, ed evitando, come la peste, oli differenti come l'olio di cocco o l'olio di palma. In ogni caso, il rischio maggiore viene non tanto dai grassi sbagliati, seppur siano questi non salutari, ma dall'abuso di prodotti ricchi di zucchero. Gli zuccheri dovrebbero poi provenire solo da frutta o da carboidrati compressi derivanti da pane integrale, riso integrale, pasta integrale o verdure e legumi. Se proprio il caffè non vi piace amaro, potete optare comunque per dolcificanti come la stevia. Tra l'altro, in futuro dedicherò un video apposito relativo alla stevia. Per finire, volevo parlarvi del consumo di tè verde. È stato condotto uno studio poi pubblicato dal Journal of Allergy and Clinical Immunology relativo all'epigallocatechina 3 gallato, un acronimo di AGCG. Questo composto chimico è un antiossidante presente nelle foglie del tè. Ma quello presente nel tè verde, nelle foglie del tè verde, tende a ossidare più lentamente di quello presente nel tè nero nel nostro organismo. Lo studio ha evidenziato che l'AGCG ha una forte tendenza a legarsi con i recettori delle membrane dei linfociti CD4, inibendone il legame con il virus dell'HIV e quindi impedendone la distruzione. Il problema è che servono forti concentrazioni di AGCG perché questo avvenga, e al momento non è possibile assumerne troppo perché concentrazioni eccessive di AGCG possono provocare danni epatici permanenti. In ogni caso, è un fattore interessante nello studio dei medicinali futuri che abbiano come base di partenza una cosa naturale come il tè verde. Il link di questo studio, così come per altri riferimenti che vi ho dato durante questo video, li trovate riportati nella descrizione di questo video, nel box qui sotto. Per cui un paio di tazze di tè al giorno, soprattutto tè verde, senza zucchero naturalmente, sono benvenute. Volevo chiudere questo video con una riflessione. Questa malattia è stata mortale per anni e oggi si è trasformata in una malattia cronica per la quale, fortunatamente, se si segue la terapia alla lettera, si può quasi non accorgersi di averla. Passi da gigante sono stati fatti e si stanno ancora facendo grazie ai ricercatori e agli scienziati che giorno dopo giorno lavorano duramente per sviluppare nuove terapie e magari, finalmente, avere una cura pronta. Visto che hanno fatto tanti sforzi per conto nostro, non facciamo che i loro sforzi siano vani, facendo in modo che noi siamo a mantenere il nostro corpo in perfetta salute con un'alimentazione adeguata e un'attività fisica costante. Dobbiamo fare la nostra parte. Il prossimo video sarà meno impegnativo, fortunatamente, magari anche meno noioso. Parleremo della vitamina C. Bene,
Vi ricordo che potete anche visitare la mia pagina Facebook e quella Instagram e anche il mio sito internet www.healthyfood.com. Vi ricordo anche, se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale cliccando il bottone iscriviti e cliccando la campanella delle notifiche per ricevere notifiche sui nuovi video. Cosa mi è rimasto da dirvi? Beh, eat well, live well and smile, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!